La puntata di oggi è dedicata alla 29esima edizione del Rally Città di Torino, che si correrà in provincia di Torino con partenza e arrivo al Lingotto venerdì 16 e sabato 17 maggio. Vediamo ora il servizio di presentazione della gara. Grandi novità per l'edizione 2014 del Rally Città di Torino, gara valida per il nuovo trofeo Rally Nazionali con coefficiente 1,5 che si correrà nei giorni 16 e 17 maggio in provincia di Torino. Cominciamo col dire che a cambiare sono innanzitutto partenza e arrivo, ora nuovamente ospitati anziché nel centro di Torino, come nelle ultime edizioni, al Lingotto, dove il rally era nato nell'ormai lontano 1986. Poi aggiungiamo che la prima prova speciale della gara sarà una prova spettacolo che si correrà la sera di venerdì 16 maggio su di un tracciato allestito all'interno del centro espositivo torinese, nel grande piazzale dell'Oval. Infine, ricordiamo che la gara si svolgerà nell'ambito di un evento più ampio, denominato Master Città di Torino, che continuerà a interessare l'area del Lingotto fino a tutta la giornata di domenica. Del Master Città di Torino però parleremo in un altro servizio. Ora ci concentriamo sul Rally Città di Torino, gara a cui potranno prendere parte, oltre alle vetture moderne, anche 15 vetture storiche, più un massimo di 15 vetture classiche, ovvero quelle del periodo J2, che va dal 1986 al 1990. Le prove saranno come sempre ricavate sulla strada del Colle dell'Isse e in Valle di Lanzo, con alcune piccole modifiche rispetto alle passate edizioni. Per quanto riguarda il Colle dell'Isse, va ricordato che su questo tracciato ora ci sono due diverse prove. La prima, denominata Rubiana, da Rubiana fino a Monpellato. La seconda, denominata Lisse, sulla parte decisamente più lunga che da Monpellato scollina fino a Molar. In Valle di Lanzo invece la vecchia Balangero sarà sostituita dalla prova di Coassolo, che si correrà su buona parte dello stesso tracciato, ma con senso di marcia invertito, da Coassolo a San Pietro. La Monastero verrà invece ripercorsa nella sua interezza, in quanto il tracciato è identico a quello delle passate edizioni. Parco assistenza e riordino del sabato saranno a Lanzo, mentre quello notturno di venerdì sarà ovviamente al Lingotto. Qui la gara prenderà il via alle 20 di venerdì 16 maggio. Subito dopo, come già detto, si disputerà la prova spettacolo. Sabato mattina le vetture lasceranno il parco assistenza a partire dalle ore 8 per affrontare le altre 8 prove in programma, ovvero due passaggi sui tratti Rubiana, Lis, Coassolo e Monastero. La gara terminerà poi nuovamente al Lingotto, dove le vetture arriveranno a partire dalle 19.09 con premiazione sul palco d'arrivo. Va ancora ricordato che i primi sei della classifica assoluta delle 4 e delle 2 ruote motrici di questo 29esimo Rally Città di Torino saranno ammessi gratuitamente a partecipare alle gare della domenica del Master Città di Torino, senza disputare le qualifiche. Abbiamo fin qui visto quelli che sono gli eventi agganciati a questo 29esimo Rally Città di Torino. Ora attingiamo al nostro archivio per vedere cosa è successo nella bagnatissima 28esima edizione.
La bagnatissima edizione 2013 del Rally Città di Torino, gara di apertura del Challenge Prima Zona e gara valevole per il campionato Piemonte Valle d'Aosta, si è corsa nei giorni 17 e 18 maggio fra le valli di Susa e di Lanzo, con partenza e arrivo nel centro di Torino. Va detto che non è stata certo una gara fortunata, soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo, che a un certo punto hanno fatto persino temere il rinvio. Poi invece gara c'è stata, ma a causa di una frana senza la Monastero, ovvero uno dei tre percorsi cronometrati su cui i concorrenti avrebbero dovuto transitare due volte. Da sei prove si è quindi passati a quattro, con due passaggi sul Colle dell'Iss e due sulla Balangero, peraltro in un caso momentaneamente interrotta per dare modo alla direzione di gara di rimuovere una vettura in difficoltà. Il rally è stato dominato fin da subito dai campioni in carica del trofeo nazionale e già vincitori del Città di Torino 2011, Luca Cantamessa e Elisa Bollito, che con la loro Peugeot 207 Super 2000 si sono aggiudicati subito la prima prova speciale, riuscendo poi a controllare i tentativi di rimonta di Andrea Sale e Fulvio Florian, in gara con un'altra Peugeot 207, e di Elvis Chentre e Igor Derin al via con una Fiat Punto Abarth. Sala Florian, autori del miglior tempo nei due passaggi sulla Balangero, hanno chiuso sul secondo gradino del podio, mentre Chentre Derin, anche a causa di un piccolo errore nella prova iniziale, pur avendo fatto segnare il miglior tempo sulla seconda Colle dell'Iss, non sono riusciti ad andare oltre il terzo posto assoluto. La prima posizione al di fuori del podio è invece andata ai vincitori dell'edizione 2012, Alessandro Verna e Andrea Rossello su Peugeot 207 Super 2000, mentre al quinto posto si è accomodato Gianfranco Vedelago, che con Dario Araldo e la sua Mitsubishi Lancer si è aggiudicato la classifica della classe R. Alle loro spalle si sono poi piazzati Paolo Bernardi e Ismaele Barra, anche loro in gara con una Peugeot 207, seguiti dai vincitori del gruppo FA e della classe FA7, Simone De Regibus e Diego Gerlone, al via su Renault Clio Williams. In ottava posizione hanno invece terminato Simone Miele e Luca Beltrame, primi di gruppo A e della classe Super 1006, con la loro Renault Clio. Posizione conquistata dopo una bella lotta con Jacopo Araldo e Lorenza Boero, in gara con un'analoga vettura, subito dietro di loro nelle diverse classifiche. Infine, a chiudere la top 10, sono giunti Marco Petracca e Fabrizio Soncin su Citroën Saxo, terzi di gruppo A e primi della classe A6. Il gruppo R è stato vinto da Gianluca Tavelli e Nicolò Cotellero, in gara con una Renault Clio R3C, davanti a Balbo Araspi e Minella Nicola. L'FN invece è andato a Cristian Boniscontro e Cristiano Giovo su Peugeot 106 Rally, davanti a Combe Albera, Renault Clio Williams e Modenese Scardoni, Peugeot 106 Rally. Nelle storiche il miglior risultato è stato ottenuto da Carlo Falcone e Nicolò Ventoso, che con la loro Porsche 914 6 cilindri si sono aggiudicati la classifica del secondo raggruppamento, davanti a De Luca Zambruno su Volkswagen Maggiolino. Dietro di loro nell'assoluta si sono piazzati Leo Argentieri e Cinzia Collo, in gara con una BMW 2002, che hanno vinto il terzo raggruppamento, davanti a Gregorio Fissolo su Ford Escort RS 2000.
Termina qui questa puntata di La Mia Web TV Motori. Vi ricordo che saremo ovviamente presenti alla 29esima edizione del Rally Città di Torino e vi annuncio anche che la prossima settimana avremo un bel servizio sulla edizione 2014 di una gara molto importante del campionato italiano regolarità autostoriche, la Mille Curve di Avellino. Arrivederci alla prossima puntata.